David Bovie e quella volta che finse di non essere in casa. Il duca bianco non smette di far parlare di sé, è in uscita, infatti, un libro sulla vita di David Bovie, scritto da Dylan Jones. Nel volume, intitolato David Bovie, A Life, sono raccolti episodi e aneddoti vissuti dall'artista mai raccontati finora. Quella volta che Bovie mentì a Roger Moore. Proprio l'autore del libro, Dylan Jones, racconta di una storia risalente alla fine degli anni 70, che ha come protagonisti Bovie e Roger Moore, l'attore inglese interprete, tra gli altri, del ruolo dell'agente segreto 007 James Bond. In quel periodo, David Bovie si era trasferito in Svizzera, vicino Ginevra, per sfuggire al fisco e agli spacciatori. Non conoscendo nessuno, si meravigliò quando un pomeriggio sentì suonare alla porta. Andò ad aprire e si trovò davanti proprio Roger Moore, che lo salutò con un cordiale "Ciao David". Dopo un pomeriggio passato a bere tè da buoni inglesi, l'attore non accennava ad andarsene, anzi, pare che si trattenne anche per cena, autoinvitandosi. La serata fu comunque piacevole, Moore raccontò a Bovie tanti retroscena accaduti durante le riprese dei film di 007 e i due si divertirono molto. Però non finì qui, il giorno dopo, si ripeté la stessa scena, verso le 5:30 di pomeriggio, David Bovie sentì di nuovo suonare alla porta e trovò sempre Roger Moore. Tè, poi gin tonic e ancora le stesse storie della sera prima, che ormai il cantante non trovava più divertenti. E il giorno dopo ancora e l'altro ancora. Insomma, per due settimane ogni giorno Moore bussava alla porta di Bovie autoinvitandosi per un tè che si prolungava sempre più del necessario, impedendo al cantante di avere una vita privata. Finché, stanco di essere disturbato tutti i santi giorni, Bovie decise di non rispondere più alle chiamate dell'attore e si racconta che si nascose persino sotto un tavolo perché Moore non lo trovasse. Non sappiamo se fu questo il motivo per cui David Bovie rifiutò di partecipare alle riprese di 007 Bersaglio Mobile, del 1985, l'ultimo film in cui Roger Moore ha interpretato James Bond, ma non è affatto da escludere. Tanti i libri dedicati alla vita dell'artista inglese. David Bovie non è stato solo un cantautore ma anche polistrumentista, attore, compositore e uno degli artisti più innovativi della scena musicale. Il libro che sta per uscire, in cui è contenuta la famosa scena del bluff praticato ai danni del povero Roger Moore, non è l'unico dedicato al cantante inglese, scomparso il 10 gennaio 2016 all'età di 69 anni. Tra gli altri, per conoscere il pensiero e l'opera del duca bianco, ricordiamo Bovie. Le canzoni, gli album, i concerti, i video, i film, la vita, l'enciclopedia definitiva di Nicholas Pegg, C. Arduini, l'ultimo dei marziani. David Bovie raccontato dal pop rock italiano di Leo Mansueto, David Bovie e TV, la trilogia berlinese di Thomas Lunga, Sea Brock e David Bovie. L'uomo delle stelle di Lorenzo Bianchi e Veronica Veci Carratello.